sempre stato un modo per descrivere il mio tempo. Sin da quando ho iniziato, le cose che immediatamente non mi apparivano chiare mi si sono chiarificate nel tempo osservando la storia. In un primo momento ho iniziato dipingendo figure nel buio, in acqua, sospese, socialmente distanziate, e tutta questa descrizione mi è stata chiara nel lungo periodo quando mi sono reso conto che le cose che non riuscivo a decodificare in verità erano una descrizione della liquidità che avvolge completamente la nostra società. Che mi ha traghettato nel mondo degli adulti perché ho iniziato a dipingere molto giovane e già poco prima della maggiore età mi ha dato l'opportunità di cominciare a dialogare con il mondo che all'epoca era ancora precluso ai giovani. È stata anche l'arma che mi ha permesso di crescere perché in qualche modo è stata una confidente, una madre che mi ha guidato alla scoperta di me stesso e appunto la capacità di poter leggere il presente. L'arte è poesia. Nella mia arte la poesia è visiva. Cerco di raccontare nella maniera più delicata questi terribili tempi che ci si sono prospettati dai primi 2000. Cercando in qualche modo comunque di non perdermi nella descrizione infantile o nel gioco, nel divertimento. Penso che la pittura sia un mezzo molto serio, che richiede tantissima capacità tecnica e come tutti i mezzi ha bisogno di essere approfondito e conosciuto, perché altrimenti, come il famoso slogan di una réclame, la potenza è nulla senza il controllo, quindi anche un messaggio poetico dipinto male è una brutta poesia. Tutto quello che potete vedere è il frutto di un ragionamento, spesso estenuante, ma che mi porta a bypassare quasi completamente la parte di disegno per fare bozzetti, eccetera, perché tutto rimane sempre in una bolla nebbiosa e caotica. E l'opera appare sostanzialmente in una dimensione mentale, un flash, spesso non onirico nel senso di sogno, ma quasi di occhi aperti, cioè durante la mia giornata, nel quotidiano, alle volte ho dei lampi che mi innescano un ragionamento visivo più che mentale. Mi permettono di creare in questo limbo un'immagine che so riprodurre immediatamente su tela con i dovuti riferimenti. Sono però il frutto dell'improvvisazione, perché pittoricamente sono un autodidatta. La pittura ad olio non ho avuto maestri, ma ho soltanto potuto vedere mio zio lavorare, che era un insegnante di tecniche pittoriche a Siena, e da lì è partito tutto, credo. Come la vita, l'arte dovrebbe ricercare costantemente nuove strategie e nuove soluzioni. Nel nostro contemporaneo abbiamo un Olimpo di ibridazioni con l'industria, la tecnologia. Deve essere un linguaggio che ci porta e ci traghetta nel futuro. Dovrebbe, perché secondo me nel nostro presente siamo talmente marchiati da una condizione capitalistica che porta a questa sospensione del presente e questo avvalorarsi di una condizione artistica dedicata alla retromania. Quindi si dovrebbero cercare sempre nuove strade e nuove strategie per portare, per
per progredire, per portare progresso, invece che stagnarsi e rimanere in una situazione dove tutto apparentemente sembra immobile e non ci siano alternative. Sinceramente non so cosa sia arte in questo preciso momento storico. Ho già fatto presente il concetto di retromania e mi sto confrontando proprio in questo momento con tutta una serie di indici filosofici che riportano a questo presente sospeso dal quale sembra che non ci sia alternativa. Da questo presente sospeso l'unico stato d'animo che riusciamo a carpire è la nostalgia, questo desiderio di ritorno che ci impedisce l'analisi del presente e quindi una riformulazione del futuro. Sostanzialmente io noto sempre più spesso dei segnali del passato camuffati da novità. Penso anche, e sono quasi convinto, che l'arte e la politica abbiano tradito una sorta di aspettativa, di euforia che c'era negli anni 90, che aveva portato a credere possibile tutto e che invece si è scrociata immediatamente nei primi anni dei 2000 con attentati, guerre che stanno accadendo anche in questo preciso momento. Quindi non riesco a dare una risposta precisa alla domanda se l'arte è rappresentazione e reinterpretazione. L'arte sta diventando sempre di più un linguaggio di caos, dal quale costantemente cerco di decodificare il rumore di sottofondo, costante, presente e assolutamente assordante.